progetto intenzionale. Avete potuto constatare tutte questa manifestazione organizzata con tanto amore, con tanto rispetto, si realizza stasera all'insegna anche dell'improvvisazione. E ricordando la figura del maestro Giovanni Bonfiglio, che io ho conosciuto da sempre, diciamo, con la sua famiglia, con la sua signora, aveva forse l'unica merceria, una delle pochissime mercerie di Santa Teresa con tutti che andavamo. Ecco, ricordo che era il maestro, una persona poco formale, una persona concreta, per cui sicuramente non si sarà dispiaciuto se stasera magari qualche piccola pecca nell'organizzazione c'è stata, anzi magari ne sorriderà. Al di là quindi delle formalità, io devo dire che questa manifestazione ha un duplice significato. Intanto è l'intitolazione di una strada ad un nostro illustre concittadino, che nasce da uno stimolo, da una vera e propria richiesta che è venuta da gran parte della cittadinanza, soprattutto quella amante dello sport in generale e dello sport di cui il maestro Bonfiglio è stato il massimo rappresentante, non soltanto della nostra zona della Sicilia, ma direi anche di tutta l'Italia, dei massimi rappresentanti, ma anche da parte dell'amministrazione comunale, perché abbiamo già da tempo intrapreso questa strada, dedicare molte strade a quei nostri concittadini che, al di là delle epoche, al di là delle ideologie, al di là magari delle fortune che hanno avuto nella vita, hanno però degnamente portato il nome della città di Santa Teresa di Riva in giro per l'Italia e per il mondo. Maestro Giovanni Bonfiglio è stato un maestro di sport, di uno sport particolare, e direi che è stato tanto bravo che ha prodotto una vera e propria fucina di allievi, di giovani sportivi, in un'epoca in cui, lo ricordo perfettamente, si parlava solo di calcio e di nient'altro, per cui già era una mente particolarmente ispirata, che è riuscito con tanti sacrifici personali a realizzare quello che ancora oggi noi possiamo constatare. Io ho visto con grande sorpresa, ma con altrettanta soddisfazione, la dedizione, l'attaccamento
tanti allievi, vecchi allievi, in particolare il maestro Tomarchio, che viene dalla provincia di Catania, è diciamo, una delle più importanti, perché certamente nel campo dello sport il maestro Giovanni Bonfiglio è stata una delle figure più importanti che il nostro paese abbia potuto esprimere. Non voglio dire altro, proprio per anche rispetto della memoria di quest'uomo che nella sua vita è stato sempre un uomo di poche parole, un uomo che badava ai fatti e poco. Mi auguro che questa intitolazione non sia soltanto un momento formale, ma così come in passato abbiamo avuto modo di organizzare delle bellissime serate di sport nella memoria del maestro Giovanni Bonfiglio, noi si possa continuare in questa strada, perché solo così possiamo dare a tanti giovani, a tutti i giovani del nostro paese, a tutto il comprensorio, una strada alternativa per impiegare bene il loro tempo. Grazie, buon lavoro. Io devo ringraziare quelli che si sono adoperati per farmi realizzare questo sogno. Questo era stato il maestro, il figlio che era l'allievo, una frase che io e mio fratello abbiamo voluto dedicare al nostro maestro, al nostro padre. Anche al presidente federale nazionale, perché è all'estero, per questo non è potuto venire. Diciamo, lei fa sempre delle cose, perché la prima volta diventa una cosa storica. Io sto pensando in questo momento al maestro Betti Peruto, perché lo conoscevo, ad altri maestri che si possono dedicare delle strade in Italia, perché vedo che per gli sport sono dedicate poche cose, quindi questo è l'inizio storico, quindi è una fase, sono sintomo anche storico, che qua a Santa Teresa d'Arriva per la prima volta in tutta Italia viene dedicata una strada a un maestro di giù, vediamo quando mi interessa su questo. Desidero solo ringraziare il primo luogo il sindaco dottor Alberto Morabito, l'assessore alla cultura professor Giuseppe Lombardo, che tanto si sono prodigati affinché la cosa, questa cerimonia avvenisse, e i fratelli Dio e Nuccio Tomarchio, che tanto mi sono stati vicino e tanto hanno fatto, si sono adoperati fortemente, hanno voluto questa cerimonia. E ringrazio tutti i presenti, i parenti, gli amici, i conoscenti che hanno voluto onorare la memoria di mio padre, maestro Giovanni Bonfiglio e maestro di arti marziali. Grazie a tutti. Trovarmi qui questa sera a questa importante cerimonia, perché appunto l'intitolazione di questa strada è un'idea che parte da lontano, l'ha detto già il maestro Tomacchio, è partita da, eravamo a Roma due anni e mezzo fa, il maestro Tomacchio ha avuto questa idea insieme al maestro Bonfiglio, di cui ho mio onore di essere appunto un allievo, e il sindaco in prima persona, in rappresentanza dell'amministrazione tutta, ha sposato questa proposta, e quindi il tempo di, come dire, della burocrazia, che si propone tante, che un uomo fa nella vita quando si propone di intraprendere un giudo come quello del nostro figlio, deve essere valutata in due momenti. Il momento, diciamo, in cui tu sei protagonista, cioè il nostro Bonfiglio ritorna ed è protagonista lui e porta avanti un discorso e forge una serie di idee. La cosa che mi ha colpito è che evidentemente il maestro Bonfiglio ha seminato così bene, per cui io non ho conosciuto lui personalmente, ma io ho conosciuto i suoi valori e i suoi principi attraverso i maestri che si sono a lui succeduti. E credo che questa sia la cosa più importante per un uomo che comincia a seminare anche per le future generazioni, in modo che i principi e i valori non si perdano praticamente nel corso degli anni. Grazie per l'appuntamento anche a nome del sindaco, alle prossime, a vedere.
cosa delle altre larghe, dai fratelli dello Schiavo ad alto, a Padre Giampiero, che a breve saranno proposte nelle altre vie del paese, purtroppo senza nulla. Mi tocca soltanto dire qualcosa, che quando abbiamo su proposta di Giovanni Configlio abbiamo fatto già un regionale, ovvero Memorial. E quando ci ha personalmente, cioè al sindaco, fatto la richiesta prima verbale, poi per iscritto della nomina, l'abbiamo fatto, sia tutta l'amministrazione, l'abbiamo ricevuto, diciamo un messaggio anche a tutti gli altri sport che sono venuti. Grazie.